Ciao ragazzi, come state? Io sono Rico e oggi vi parlerò di una delle fragranze che è uscita da pochissimo sul mercato, che è stata presentata, pensate un po', al Pitti di Firenze 2021, dove anch'io ero presente, e parleremo di questo brand, che è una delle realtà più importanti che abbiamo in Italia oggi, e sto parlando di Born From Fire di Simone Andreoli. Ecco, io come sempre vi racconterò la mia esperienza diretta con la fragranza che ho testato per voi per raccontarvi tutto quello che c'è da sapere su questo profumo. E in più vi darò un'infarinatura generale del brand e del suo giovanissimo creatore, che è proprio Simone Andreoli. Pensate un po', lui si appassiona da piccolissimo, all'età di 8 anni, durante un viaggio fatto con i suoi in Provenza, nel sud-est della Francia, dove in una giornata piovosa finisce a visitare i laboratori dove si creano le fragranze, dove si estraggono le essenze. E da lì capisce che sarà il suo futuro. Innamorato più che altro della creazione, della formulazione di una fragranza, lo spingono a iscriversi in una delle scuole più importanti che ci sono al mondo, e della Grasse Institute of Perfumery, come detto una delle scuole più importanti al mondo, che ha sede proprio a Grasse. Quindi se conoscete un po' la storia di Grasse, da lì insomma nasce tutto o quasi il mondo della profumeria. E dopo 3 anni di studio per diventare naso e alcuni stage formativi, decide di dar vita al suo brand. Senza pensarci nemmeno un attimo, sapeva già che per quello che voleva creare lui, il mondo della profumeria commerciale non avrebbe potuto sostenere i costi delle materie prime che voleva introdurre lui, e non avrebbero mai soddisfatto appieno quello che era la sua creatività. Infatti il ragazzo ci ha visto davvero lungo, perché in solo 7 anni dalla nascita del brand conta 17 fragranze nella sua collezione ed è presente in 18 paesi nel mondo. Pensate un po'. Tutte le fragranze sono ispirate dai viaggi che Simone ha fatto nell'arco di questi anni, e grazie alla sua sensibilità olfattiva riporta racconti ed esperienze, trasferendole nelle sue creazioni profumate. Proprio come succede in Born From Fire, che chiude il ciclo di viaggio iniziato con Sunplosion sulle isole Hawaii. In questo caso l'isola di Maui. Ed è qui che nasce l'ispirazione di Born From Fire, dove con i suoi odori dolci e speziati riproduce l'odore delle sabbie nere vulcaniche dell'isola, che si creano grazie a quel movimento eterno della lava che sgorga nell'oceano, dove zolfo, salsedine e il vento danno vita a colori straordinari come le palme, le piantagioni di vaniglia bourbon, verde smeraldo, tra le migliori vaniglie esistenti al mondo. Simone ci ha abituato a questi sentori di qualità che seleziona presso i più esclusivi essenzieri di tutto il mondo. Infatti in Born From Fire riconosciamo la polvere di ambra, il sandalo, quindi note dolci che poi vengono sporcate come la lava sporca il mare con oud, zafferano, pepe nero, zucchero bruciato, che è la rappresentazione proprio della lava dell'isola di Maui. È la parte speziata quasi a riprodurre l'eruzione del vulcano, più piccante e più scoppiettante, ma che tralascia sempre un fondo dolce per ricordarci di dove siamo. Siamo infatti in un paese tropicale, un paese esotico. Infatti imbottigliato in queste boccettine nere proprio per ricordarne il colore di queste spiagge vulcaniche. Ma passiamo adesso all'esperienza mia diretta con questa fragranza, che è del tutto positiva e mi piace davvero molto. Ogni volta che la indosso faccio un viaggio breve ma intenso, proprio perché è una fragranza avvolgente e pragmatica. Infatti se vuoi andare sul sicuro e hai bisogno di farti notare, con Born From Fire non sbagli. Scia mostruosa per le prime 3 ore e mezza,
una proiezione intorno ai 2 metri, 2 metri e mezzo senza nessun problema, una persistenza sulla mia pelle intorno alle 12-13 ore, dipende dalle giornate. Ma parliamo di stella, ragazzi, quando parliamo di stella è la percezione nell'area che abbiamo della fragranza, che gli altri avvertono di questa fragranza, ed è una percezione dolce, come se fosse un dolce fatto in casa cotto nel forno a legna, con questa sensazione un po' affumicata. Ecco, questa è la stella che gli altri percepiscono della fragranza. Lo consiglieresti? Assolutamente sì. Un formato da 100 ml in versione Parfum Intense, ragazzi, vi durerà un botto, anche perché bastano 4-5 spray per attivare la modalità Beast Mode. Lo consiglio per un utilizzo serale, spensierato, un utilizzo festaiolo, per uscite di gruppo, se volete dominare le vostre serate. Quindi, se vi volete far notare, è la fragranza giusta. Questo è Born From Fire, una fragranza che racconta l'anima magmatica di Maui, con i suoi colori, i suoi odori, ricordandoci la magnificenza della natura. Io sono Rico e spero che questo video vi è piaciuto. Vi invito a lasciarmi un like o a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao!